Metti una sfilata di moda a Milano sulla terrazza del padiglione Alessandro Rosso di Expo, dove va in scena il mese dei Galpugliesi presso l'Esposizione Universale. Ed è proprio quello che è successo grazie a Ivana Pantaleo, stilista ma anche attrice, performer e operatrice olistica, che sotto al cielo milanese ha deciso di fare sfilare con la collaborazione del Gal Colline Ioniche le proprie creature green per un connubio fra terra di Puglia e natura, che è la stessa Pantaleo a spiegare. In realtà è semplicissimo, perché la moda, prima di diventare quello che è adesso nell'immaginario comune, in realtà era strettamente legata all'agricoltura e anche alla filiera alimentare. Perché? Perché le fibre tessili sono fibre che derivano prevalentemente, principalmente, da piante, come può essere la canapa che indosso, il lino, che era proprio tipico insieme alla canapa della nostra terra, ma anche l'allevamento dei bachi da seta, ma anche la fibra di ortica, ma anche la fibra di ginestra. Erano tutte fibre che in realtà venivano coltivate più o meno fino agli anni 40-50 sui nostri territori del sud Italia, tutta Italia, ma anche della Puglia, visto che siamo qui a rappresentare la Puglia. La Puglia incontra il mondo, è una sfilata di moda con lo sfondo green, quindi ecologico e biologico, legata alla natura. Mi sembra assolutamente coerente, siamo orgogliosi di portare la nostra terra anche attraverso il fashion, che arriva in tutto il mondo.